Anno 2014. In seguito a quel grande album che fu Il Sogno Eretico, Caparezza tornò in ottima forma con il successivo Museika. E ragazzi, definire grande questo disco è a dir poco. Museika non è solo un disco rap, rock, come volete chiamarlo, ma è una vera e propria esperienza musicale di forma d'arte. E calza a pennello, visto che dal primo ascolto il nostro Michele Salvemini ci trasporta nel mondo dell'arte, esprimendosi in 19 tracce, dipingendo su tela tematiche che per certi versi non reputerei manco troppo originali, ma che nessuno, e ripeto nessuno, in Italia ha saputo trattarli con lo stesso carisma, la stessa ironia e lo stesso lessico. Capa è un genio. Lo dico dal 2004, quando scoprì Verità Supposte e me lo pompai in vacanza in Croazia coi miei. E nel tempo si è preso quello che si è sempre meritato senza snaturarsi troppo, senza perdere la dignità che ha sempre avuto negli anni. Semplicemente, rispetto ad alcuni lavori passati, il suo linguaggio è diventato molto più carnale e, per certi versi, musicalmente rock and roll. Brani come Avrai ragione tu, Mica Van Gogh e Argenti vive, oltre ad essere singoli di successo, propongono uno stile musicale di rapping misto a sonorità più metal o rock in generale, genere che Capa ha sempre amato, visto che il suo mito di sempre è Frank Zappa. E ragazzi, se non conoscete Frank Zappa, non osate parlare di artisti. Vi consiglio in primis i suoi concerti, dove lui fa bruttissimo, come direste voi. Per non parlare di brani come Chinatown, una emozionante ballata classica con tanto di pianoforte, in cui Capa rivela il suo amore verso la scrittura, un mondo dove si rifugia per ritrovare se stesso e la serenità, fino al brano che io personalmente adoro più di tutti del disco, Fai da te, un brano che dal vivo è qualcosa di veramente straordinario, ve lo posso garantire. In poche parole, Museika è questo. Potrei stare qui a descrivere ogni traccia e spiegarla, ma raga, per quelle cose c'è sempre Wikipedia, ci sono fonti su internet ovunque, cosa che non troverete mai nelle vostre sensazioni ascoltando un disco come questo. Museika è cultura, cultura di arte, di musica, di emozioni, di come si dovrebbe incidere un disco come Dio comanda. E la cosa che più mi rende triste è la gente che va contro Caparezza definendolo sopravvalutato. Io mi chiedo se siete veramente seri, uno dei pochi artisti con i controcoglioni in Italia, che non vedi sulle Instagram stories, che non parla di puttanate, che istruisce, che ripropone uno stile rock fresco che non sentivamo da anni ormai. E invece di portare rispetto per ciò che ha portato, sta portando e porterà ancora, avete avuto il coraggio di andare contro perfino ad uno come Caparezza, la prova che al pubblico in Italia non interessa la qualità e né la musica, ma di bocciare un artista a priori, specie quando porta qualcosa di interessante o di innovativo. Siamo ridotti veramente nella merda. Comunque Museika, un capolavoro, un affresco della musica degli ultimi anni in Italia e che per fortuna ha avuto successo che meritava fino all'uscita di Prisoner, ma questa è un'altra storia.